È Ferragosto, ma io a Ferragosto al mare non ci sono mai perché c'è troppo casino. Che l'anno scorso, se vi ricordate, uguale. Appena è finito un po' il bordello, mi rifiondo al mare. Quindi buon Ferragosto a tutti. Sentite che silenzio qua dal mio scantinato, come lo chiama qualcheduno, eccolo. Vi presento il mio scantinato. Si sta bene, silenzio. Giornata abbastanza calda, devo dire. Ragazzi, allora, vedi, io questo è un video un po', diciamo, atipico. Rispondo un po' ai messaggi che mi arrivano. Giuseppe, però da quando è arrivato Zhang hai vinto. Sì, allora, ragazzi, quello vi posso dire io, per come la vedo io, vincere è l'unica cosa che conta. Non si dice alla Juve, non si dice all'Inter, ma si dice da altre parti. Lo dicono alla Juve. Se poi il prezzo per vincere deve essere quello di essere preso per il culo, io, per come sempre, per come la vedo io, ne faccio volentieri a meno. Quindi questo è il mio pensiero, non cambia, ma non cambia perché qui poi dopo qui subentra anche la mia scaletta dei valori, che ognuno di noi ha la propria scaletta dei valori. A me non piace essere preso in giro. Allora ti dico quanto era il reale budget? Perché io ti dicevo che il cinese ti portava Nyonto, il Lukaku rimpicciolito. Quando dalla Cina ti dicevano Balogun, hanno ordinato Balogun, Taremi, e poi sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, e con tutto il rispetto per il ragazzo e per il calciatore, ti sei ritrovato a fare un'operazione complessiva di 22 milioni su un ragazzo di quasi 35 anni che ha un problema ad un piede che lo affligge da circa 2 anni, perché Arnautovic ha un problema ad un piede che lo affligge da circa 2 anni. Quindi da tutti questi problemi ti hanno portato il 17 della Juve a 35 anni, il giocatore penso più odiato dagli interisti nella storia del calcio degli interisti. Hanno acquistato Acerbi, un giocatore di 35 anni, hanno acquistato Sommer, un giocatore di 35 anni, hanno acquistato Arnautovic, un giocatore di 35 anni. Sono questi i movimenti che purtroppo, presi secondo me dal panico, sono costretti a fare, perché non essendoci soldi sei costretto a fare queste operazioni qui. Cioè, trovatevi una società che compra dei 35 anni. Allora, ora vi faccio una domanda io a voi. Sto rispondendo, questo è un video atipico, sto rispondendo un po' a tutti i messaggi che mi arrivano. Trovatemi una società di calcio che compra un 35enne. Trovamela. Trovamela in giro, vai. Comincia a fare le ricerche e trovami una società di calcio, soprattutto una società blasonata come la nostra, anche se stanno calpestando tutto ormai, trovami una società di calcio che investe su un 35enne 10 milioni e che fa un'operazione da 22 milioni. Ovviamente sono tutte rate, sono tutti pagherò. Trovamela. Trovamela. Vedrai che non la troverai, te lo dico io, che non c'è. Siamo gli unici a fare queste operazioni. Quindi, quanto era il reale budget, ragazzi? Il reale budget di mercato, quanto era? Ci hanno preso in giro, molto semplice. Che budget di mercato avevano stanziato? Sono tutti pagherò, che non pagherà nemmeno lui. L'Inter ha speso circa 30 e ne ha incassati più di 100. Qual era il budget di mercato? Chiedetelo a chi ha. Ai cinesi, ascolta, scriviglielo su Instagram con educazione. Qual era il budget di mercato? Ma poi gli dovete scrivere anche al cinese, ragazzi, perché ascoltatemi una cosa: è vero, bisogna stare vicino alla squadra, né bene o né male, però basta essere sinceri, perché a me per il culo non mi ci prendi. A me non piace essere preso per il culo, perché dopo la finale di Champions League non sono stato io a fare proclami, ripartiremo dai giocatori più forti. L'ho visto. Non sono stato io a dire. Qui parlo di Marotta, se escono 20 milioni, se incassiamo 20, spendiamo 20. Lo hanno detto loro. E a me e per me non vige la regola vincere l'unica cosa che conta, soprattutto quando io da tifoso vengo preso per il culo. Capito? Io la penso così, ragazzi. Ripeto, sto rispondendo a tutta la miriade di messaggi che mi avete mandato. Vincere è l'unica cosa che conta, non lo dicono da queste parti. Forse qualcuno ha sbagliato squadra, dovrebbe tifare un'altra squadra. Cosa ci contraddistingue a noi da quegli altri? Proprio questa cosa qui, che vincere non è l'unica cosa che conta. Ci piace vincere, certo, ovviamente a tutti, ma come si vince? In che modo si vince?
come ti fanno vincere, cosa devi pagare per vincere. Vuoi essere preso per il culo? Ma anche no. Ma anche no. Ne farei anche a meno io, sinceramente, di essere preso per il culo. Non so voi, io ne faccio a meno. In generale, nella vita, pensa da tifoso se devo essere preso per il culo. Anche la storia di Samardžić, indipendentemente dal fatto che l'Inter ha pattuito A, questi pattuiscono B, hanno messo un terzo agente. Poi il terzo agente gli ha ridetto le stesse cose che vuole il padre di Samardžić. Vogliono quello, l'Inter non glielo dà. Basta con questa telenovela. Allora, io sono stato uno dei primi su YouTube a parlare di Samardžić, perché è un giocatore che osservavo da mesi. Ma se dobbiamo, già a livello di immagine siamo distrutti, se poi dobbiamo creare anche dei precedenti, perché te comunque ormai se prendi questo ragazzo vai a creare dei precedenti, ovvero sia che messaggio passa? Passa che ti sei messo a 90 gradi davanti alle richieste del padre dopo aver pattuito determinati parametri. Sarà questo il messaggio che passerà. Allora io ti dico, tieni Sensigno, tieni Sensi. Questo ragazzo poi non lo so io, ma ragazzi, ma sarà forte, sarà bravo, ma non, no, ma non è Xavi a 20 anni, non è Iniesta, ragazzi. Tra l'altro poi anche in ambito tattico, dove lo metti nell'Inter questo? Play non ha la fase difensiva per farlo. La mezzala, anche lì, la mezzala, gli puoi far fare la mezzala d'attacco tipo Mkhitaryan, ma occhio perché Mkhitaryan li sa fare i movimenti difensivi. Mkhitaryan alla Roma con Mourinho ha giocato anche play, ha imparato tanto a livello difensivo. Questo ragazzo a livello difensivo è zero. Questo è forte da centrocampo in su. Infatti, l'Udinese giocava dietro la punta, era il centrocampista più avanzato. Quindi anche lì, forse ci servirà un difensore. Che dici? Sarà meglio concentrarci su un difensore che hai due difensori titolari di 35 anni piantati in terra, che giocano solo di posizionamento. Invece no. Vediamo la fine del calciomercato. Ora incominciano i saldi, vediamo cosa succede. Perché altrimenti ad oggi, ragazzi, cosa ti devo dire? Siamo più forti dell'anno scorso per vendere abbonamenti? No, io non vendo abbonamenti. Io non faccio abbonati su YouTube. Io ti dico la verità: questa squadra ad oggi non è assolutamente più forte di quella dell'anno scorso. Vediamo ora con i Black Friday e negli ultimi 2 settimane cosa succede. Ma questa squadra ad oggi è assemblata con i piedi, perché? Perché hai dovuto fare una squadra, lo ripagherò con un budget che ti hanno paventato che non è mai esistito ad oggi. Poi magari stasera, domani compro un giocatore da 30 milioni. Ho i miei dubbi comunque. Su Taremi, io sono 2 mesi e ti guarda, Taremi c'ha la Coppa d'Asia, sta via 2 mesi. Poi secondo te vanno dal porto questi con la valigetta di cartone? L'hai trovata buona la bottega del porto? Semmai non è una bottega cara. Vai dal porto, la valigetta di cartone. Un giocatore di 31 anni che voglia 25 milioni, ma non esisteva, no? Invece ti hanno fatto credere che hanno fatto offerte per Taremi, offerte per Balogun. L'hai sentito l'Arsenal cosa ha detto? Non esiste nessuna offerta dell'Inter per Taremi, per Balogun, scusami, Balogan, come si chiama? Ma di cosa vogliamo ragionare? Allora, ripeto, concludo il video dicendo a tutti i ragazzi che mi scrivete in chat, a me fa piacere perché io sono qui per interagire, perché mi diverto. A me non piace essere preso in giro e vincere è l'unica cosa che conta. Lo dico da un'altra parte, non qui. Ciao, Inter.